era un po' il sogno di tutti, no? Riuscire a costruire nel nostro territorio un hospice delle cure intermedie, perché veramente c'era un gran bisogno. La sfida qual è stata? Crederci vuol dire anche amare il proprio lavoro, la propria missione, che per noi era quella di fare del bene alla gente, il famoso bene comune. Di lì ci siamo buttati senza guardare le difficoltà, e ci sono state parecchie, non dico tantissime, parecchie, ma sempre anche illuminati da questo amore, dalla certezza che poi, se fai bene le cose e le fai con la voglia e non le fai con l'interesse secondario, cioè va tutto bene, insomma. E questo qui è un po' il risultato del nostro hospice. Il costo della struttura in gara d'appalto è stato di 3 milioni e 400 mila euro, e abbiamo giudicato e finito a 2 milioni e 650. Vuol dire che lo abbiamo pagato, cioè chiave in mano, 2 milioni e 650, compreso i letti, compreso tutto, insomma. Un risparmio di 700 mila euro, che secondo me non è da poco. È una pianura proprio nel distretto di Treviglio, nel distretto di Romano, non c'è mai stato nessun tipo di hospice. Questa cosa qui proprio è questa struttura, soprattutto il pensiero, il lavoro di quelli che poi andranno a portarlo avanti, credo proprio che sia la cosa più essenziale per il territorio. È un orgoglio essere qui e inaugurare un'opera così sentita sul territorio. Ringrazio il presidente Augusto Baruffi, tutto il CDA, che hanno dato veramente tanta passione e tanto impegno. Questa è un'eccellenza della Regione Lombardia, noi sappiamo che ormai i bisogni delle persone stanno cambiando, l'età di vita si allunga e quindi anche la sanità va ripensata. Però la Regione Lombardia è sul pezzo e intende iniziare un percorso di riforme serie per i propri cittadini.